Bentornati, benvenuti al Non di Lunedì, puntata del giovedì, quindi siamo quasi a fine settimana, ce la facciamo a spaccare anche questa. Sì, va bene, ce la facciamo, hai voglia, come non farcela. Cosa vuoi che sia? Allora, bentornati ovviamente sempre l'edicola di Sesta Porta, la rassegna stampa, anzi Sesta Porta. Edicola, quindi non quella, tocchiamo. È stato uno scivolone linguistico, non ti preoccupi, ma lì. No, quindi, la rassegna stampa. Bella questa cosa, il coro. L'abbiamo provata prima, l'abbiamo provata. Sì, è dalle 6 siamo qua. Esatto. La dobbiamo campionare. Esatto. No, dicevo, un po' surreale, tra l'altro. Sì, no? E oggi siamo in tema. Oggi siamo in tema. Ma siamo di corsissima. In realtà ci sono tante cose da dire. Quindi cominciamo subito con la cronaca. Oggi è tutta pisana perché. C'è tanto cosa da dire su Pisa, tante notizie, quindi stiamo un po' nei confini cittadini. Quindi cominciamo. Salvini, nella lista delle promesse mancate nessun nuovo agente alla questura. Pisana, dei 750 poliziotti che il 26 ottobre usciranno dall'ultimo corso, nemmeno uno sarà destinato alla provincia. Bene, questo è l'articolo di Cristiano Marcacci sul Tirreno. E vediamo, insomma, c'era uno specchietto in cui si vedeva, insomma, i nuovi allievi. Eccolo qua, le province interessate: Firenze, Siena, Lucca, Massa, Carrara, Pistoia e Prato. Manca Pisa. E poi per il resto. No, ho visto post di amici, diciamo, follower, come si dice quando uno appartiene ad un partito? Militante. Simpatizzante. Vecchio militante. Vecchio è come termine, vecchio militante. Vabbè, sì, dipende dal partito. Dipende dal partito. Comunque, via, followers, leghisti che dicono, questo governo! È il tuo. Cioè, ma se 5 Stelle no, perché in questo momento il governo è lì. Ma poi c'è, ci tacciano di essere anti-governativi. No, ma ragazzi, no, cioè, io ho letto la prima pagina del Tirreno, quello riporta, quindi prendetevela col Marcacci. Ambasciatore non porta più. Riportiamo. Esatto. No, vabbè, nel senso, ci sono stati diversi ministri dell'interno che sono venuti a Pisa, prima Minniti. E non è successo niente praticamente. Poi no, detto che è dovuto Salvini, non è successo, cioè, e ancora nessun rinforzo. Non è un problema secondario perché la richiesta di sicurezza, cioè, è inutile fare le ordinanze se poi non ci sono le persone che fanno rispettare l'ordine pubblico, per cui gli agenti servono, insomma, no, questo c'è una persona seduta, c'è una persona lì. Sì, lì è seduta. Si alzi, favorisca. per cui, insomma, il questore si è sempre speso, l'ha detto, insomma, per nei limiti della carica, servono nuovi agenti, se non ne arrivano è un problema. Quindi, insomma, andiamo avanti, vediamo perché servono nuovi agenti. Il compleanno finisce in rissa, due feriti in 15 si pestano durante la festa fuori dal Vaniglia Caffè in via Pardi. Il titolare non hanno neanche mangiato la torta. Beh, ora l'occhiello si pestano. Vabbè, però insomma, quella era una... No, ma io già è bellissimo il virgolettato, no? Perché io lo so come funziona questa cosa. Vai dal pasticcere, insomma, dal titolare, no? E gli dici: allora cosa è successo? Non hanno mangiato neanche la torta. Bello, vai, questo è il virgoletta. E quindi nascono così queste cose. Esatto, no? Si esatto. Sa benissimo com'è, insomma. Vorrei capire perché se sono andato in quella, cioè, a una festa di compleanno, insomma, difficile trovare motivi per prendersi a seggiolate, voglio dire. Vabbè, quali possono essere? Cioè... I regali non sono piaciuti. I regali non sono... Il doppione, ce l'avevo già. Un sospetto riciclo. Il riciclo è pericolosissimo. Te l'ho regalato io l'anno scorso. Ma me lo come? Ma me l'avevi regalato a lui, l'hai rifilato. Ma te l'ho regalato io, era questa cosa qui. No, non lo so. Non si di solito poi
dipende, sempre a fare gelosie, donne, uomini, chissà. No, chissà. Indagheremo, leggete il tirano per capirlo e saperlo. Andiamo avanti, restiamo in ambito leghista, l'abbiamo già detto ieri, oggi c'è un nuovo pezzo di analisi. Moschea, la Lega chiede le dimissioni di Dringoli. L'onorevole Ziello all'attacco se non rispetta il programma fuori dalla giunta, ma la reazione suscita l'indignazione generale. Auletta, ecco chi comanda in città. Questo è, ieri ho visto anche una presa di posizione degli esponenti di Fratelli d'Italia che sono in giunta, che si dissociavano dall'alleato leghista per l'attacco a Dringoli. Vedremo che succede, se ci sarà veramente un rimpasto di giunta. Ne parlavo ieri con alcuni esponenti, diciamo, della maggioranza, e la questione è delicata, perché a parte il fatto di non voler fare la moschea per motivi politici, che giusta la linea della Lega, che dice l'abbiamo messo nel programma di governo, ci abbiamo fatto campagna elettorale, adesso non possiamo fare altrimenti, bene. Il problema però è che se una pratica è a tutti i crismi e non c'è un motivo ostativo ufficiale, se il comune la nega, il funzionario che la nega commette un abuso d'ufficio, cioè qualcuno va in galera, sono da 3-5 anni, cioè è complicato, quindi l'assessore Dringoli giustamente dice io che devo fare, e quindi vedremo un attimo come va, seguiremo la vicenda, vedremo come va. Secondo me è difficile che si arrivi già a una spaccatura così netta, però insomma qualche malumore c'è, insomma vedremo insomma come proseguirà la vicenda. Andiamo avanti. Ecco qua, guerra degli aeroporti, non si placa, questa volta la spaccatura è all'interno di Confcommercio. Grassini attacca Lapini, no alla pista di Piaretola, frattura totale fra i vertici di Confcommercio. Federica Grassini è la presidente e Anna Lapini è la vicepresidente, quindi una scintilla. Insomma, Firenze in ogni campo aspira al dominio assoluto, Galilei da tutelare, questo ovviamente il virgolettato di Federica Grassini. Ecco la foto di Lapini, volevo farla vedere un secondo, perché secondo me ti ricorda un po' Meryl Streep, sì, nel Diavolo Veste Prada. Diavolo Veste Prada, è lei. Sì, è tutto un filone di film un po' inglesi, un po'. No, è quello. Ci siamo. È lei. No, vabbè, l'aeroporto, cioè... Ecco, io il giorni scorsi c'è stata una conferenza stampa all'aeroporto, presente... Pisa si difende da solo, su Fire. Cioè, allora, presente Marco Carrai. Allora, racconto questa cosa qua. Cioè... Sire nostro. No, io dico così che non ci casero. Vabbè, Va bene. Marco Carrai, sì, che ha aperto insomma la sponsorizzazione con il Pisa Sporting Club, uh-huh. Quindi Carrai, che si è messo la maglietta del Pisa col numero 10, ovviamente, Carrai tifosissimo dalla Fiorentina, quindi sono state un po' di prese, ha dato un po' qualche celia che partita per questa cosa, e poi qualche domanda abbiamo fatto ovviamente sulla questione aeroporti. Io sono chiesto insomma che facciamo, lui risposta istituzionale, il sistema toscano è unico, Firenze e Pisa insieme, diversi target, diverse tipologie di trasporto, ok, pressato un po', gli ho chiesto così, però voi col governo ci dovete parlare, Toninelli parla di terza pista a Pisa, qualcuno insomma, e lui ha detto no, i tecnici parlano con i tecnici, io non commento i politici, insomma questa sarà più o meno la risposta, che è una risposta insomma che lascia un po' il tempo che trova, però insomma vabbè, vedremo insomma, per ora integrati sono integrati, nuovi sviluppi, insomma, i lavori a Peretola vanno avanti, quindi vediamo come andrà avanti. Eccolo qua, decolla il drone salvavita, trasporta sangue e farmaci, realizzato da un'azienda di Pontedera, viaggerà tra ospedali a 70 km orari, si risparmieranno 2000 euro a consegna. Ieri il primo volo dimostrativo, questi sono Giuseppe Tortora e Andrea Canna, ieri a Pisa per il volo dimostrativo del drone, questo drone che trasporterà i farmaci, e sai, è stata un po' la cosa inaugurale dell'Internet Festival. Vediamo qua, ecco, bravo Marco, sì, pronto.
urlato e parte la capsula. Bella questa immagine, bella da un punto che questo è lo scenario che vedremo, che loro esatto, dicono. Ti stavo per chiedere, sarà questo quello che vedremo fra qualche anno? Non è vero, sì, sì. Un po'. I nostri cieli saranno popolati. Cielo pieno di droni. Beh. Un drone, un desiderio. Cascato un drone esprimendo del desiderio. Che non cada su qualcuno. Oppure se gli ti prendessi un drone. Ti prendessi un drone diventerai. Potrebbe un modo di dire. Nuovo. No, però effettivamente la tecnica va, insomma, la tecnologia soprattutto va in quella direzione. E la riflessione che c'è da fare è: chi consegnava i farmaci? Che fa? No, vabbè. Perché? Oh, ma tu non vabbè, che consegna i farmaci andrà a consegnare a costruire droni? No, nel senso, ok, però è una riflessione da fare poi. Cioè, nel senso, comunque, ad esempio, a Pontedera si insedierà una grande azienda di robotica. E quindi, cioè non di robotica, cioè che costruisce questi, quindi sì, qualcuno sì. Servirà che le costruisce. Vabbè, non anche, c'erano i cavalli. Non l'hai chiesto ieri questa cosa, non gliel'hai chiesta questa no, cosa. No, io nel senso. No, ieri. No, invece. Poi c'era i rappresentanti della Fratres e dell'Avis, no? Quindi non, per far capire okay. Che non era una cosa banale, no? Quindi cioè, loro hanno detto è anche un modo, tra virgolette, per rendere visibile, no, il trasporto di sangue, l'idea, no, che certo, è importante, che cioè magari è un modo per spingere le donazioni. A donare, certo, ho capito. E quindi questo, insomma, era un altro aspetto che mi è venuto. No, vabbè, c'erano i cavalli e le carrozze, sono arrivate le auto, e no, le grandi rivoluzioni industriali. Ok. Siamo sopravvissuti. Insomma, in qualche maniera. Mi gira più le scatole che cioè, c'è un incremento con l'inquinamento, no? Nel senso con dei livelli climatici, insomma, in queste ore certo, saranno prove sappiamo. Evidenti, drammatiche. A proposito, sudegna, sì, adesso, esatto, e ora poi ci andiamo. Quindi cioè, poi i problemi lì, poi insomma, questo è. Va bene, andiamo avanti. Abbiamo parlato di Internet Festival e di lavoratori, e io qua volevo arrivare. TMM e la cooperativa di operai, il cammino è ancora lungo e faticoso, ritardi e burocrazia, l'impresa partirà a 2019 inoltrato. È dura. Sì. A metà novembre l'udienza sulla richiesta danni da 1 milione di euro, tra l'altro. Insomma, vicinanza alla TMM, agli ex operai della TMM e alla lotta che hanno condotto. Perché si fa presto a dire la cooperativa, si fa presto a dire anche, insomma, in un mondo del lavoro, vabbè, ma io poi faccio questo, io faccio quest'altro, però poi bisogna che paghino. Esatto. E questo è il dramma vero. Noi, siamo stati tante volte all'accampamento della TMM e... Niente, per quello che possiamo fare per tenere viva l'attenzione, perché c'è bisogno di tenere viva l'attenzione, perché queste cose qua poi fanno prestissimo a scomparire, e invece non deve essere così. Ci sono delle famiglie in gioco, ci sono delle vite in gioco, perché si parla di sostentamento, quindi è giusto che se ne parli, è giusto che se ne continui a parlare, e noi per quel che possiamo fare ne continueremo a parlare. Sì, soprattutto quando i riflettori si spengono. Esatto. Andiamo avanti. Ecco qua, parlavamo di surrealismo, cambiamo pagina, ovviamente parliamo un po' di arte, che male non fa, i capolavori del surrealismo a Palazzo Blu. Io penso che questo titolo è esattamente il titolo che ho usato io per il servizio, per Sesta Porta. Per Sesta Porta. Mi sa che ci siamo copiati. Spulciate il sito di Sesta Porta. Anche la pagina Facebook, basta. La pagina Facebook, sì, allora, vabbè. La grande mostra d'autunno, Cosimo Bracci Torsi, il direttore della
Fondazione Palazzo Blu, celebriamo il decennale con un'esposizione che sale di livello. E in foto ovviamente bracci torsi, illuminato dalla luce delle della telecamera. Camere del Bacchino. Esatto, e accanto Didier Ottinger, il curatore della mostra. Voilà, che pronuncia. Oui. Allora, ieri c'è stata un'anteprima stampa di questa mostra, io la consiglio tantissimo. Molto. È una mostra veramente bella per tanti motivi. Primo, ci sono nomi grossi appesi alle pareti. Si parla di Dalì, Picasso, Magritte, Ernst, ce n'è veramente di tutti. E sono dei quadri meravigliosi. L'idea è quella che trova spazio sulle pareti di Palazzo Blu. Tecnicamente è una mostra. Okay. Leva l'audio pure, tranquillo. Sì. Ecco. Apri la pagina. Sì, È un viaggio nella genesi di un pensiero. Non là sopra, sul video. Ok, perfetto. Cinema surrealista. Vista nasce. Ecco qua. Stiamo vedendo poi la fusione di cinema e di arte che si incontrano. Sì. C'è una mostra veramente. Qui possiamo vedere un quadro di Dalì, per esempio, meraviglioso. È molto variegata, è molto ben curata, ci sono tanti dettagli che meritano tutti di essere visti, ci sono sculture, ci sono stampe originali che spiegano il movimento del surrealismo, come è nato, come si è sviluppato. È stato un movimento ovviamente epocale per l'epoca e che ha segnato tutto il XX secolo e tuttora segna ancora la produzione artistica. Ecco qua, Pablo Picasso, Salvador Dalì. E poi questa foto che a me ha colpito tantissimo perché sembra. Sì, Pedro, cioè, le rimettiamo. Sì, sembrano chissà chi, invece sono più. Esatto, cioè sembra una squadra di calcio. Gli amici del calcetto. E in realtà poi in mezzo c'è Dalì, c'è André Breton, c'è Ernst, c'è insomma chi volete. Quindi insomma, c'è De Chirico. Avercene da bici del calcetto così, ecco, insomma, questo è, vabbè, torniamo in studio, quindi ve la consiglio veramente, veramente molto bella, complimenti a tutti quelli che hanno collaborato alla creazione e alla cura di questa mostra che è possibile grazie alla collaborazione col Centre Pompidou, quindi sì, no, sono opere che mai uscite dal Centre, esatto. Mi piace molto l'altra, io c'è un'opera, c'è un momento di surrealismo nel surrealismo. No, ma anche quella al centro è un'opera sì, folle, sì, no? meno pregiata, sicuramente. Meno pregiata, però guardate. Non la esporrei in casa, ecco, mettiamola così. Guardate questo surrealismo così, messo lì tra un De Chirico e un Picasso. Mi esatto. Piaceva starci, ecco. Non c'entri assolutamente un cavolo, ci stai veramente. Studieranno me. Certamente, il corpo, la scienza. Va bene, allora andiamo avanti, l'ultima. Si parla di Internet Festival. Alessandro Baricco apre stasera l'Internet Festival che comincia oggi, taglio del nastro alle 15.30 in Loggia dei Banchi, poi serata con lo scrittore alle 21 al Teatro Verdi per interrogarsi sul vero significato di digitale. Vabbè, chi vuole rispondere a questo messaggio, a questo interrogativo, lo può fare. Comunque, l'Internet Festival sarà ricchissimo, andate a vedere il programma sul sito, sono tantissimi appuntamenti. Devitalia protagonista. Devitalia protagonista, ovviamente. Quindi lo seguiremo sicuramente. La nostra Elisa Bani già sguinzagliata. Sì, tra il drone. Lo vedrete attaccata, attaccata al drone che passa così. Ma esatto. Arriveremo qua col drone un che giorno bellezza, noi. Che bellezza. Io ho paura. Di parcheggio. Io ho paura. Vabbè, fanno il drone apposta per i bambini, quello con l'ovatta intorno. Vabbè. Cos'hai per noi? No, vabbè, no, le notizie purtroppo. Vabbè, anche Repubblica Firenze apre con l'intelligenza artificiale, il futuro nel mondo digitale è a Pisa, quindi è dedicata all'intelligenza, no? Questa e quindi noi che c'entriamo? Niente, ma ci fanno fare servizi, dico. Niente, poi, vabbè, Don Euro ne abbiamo parlato ieri. No, c'è, diciamo, per ciò che c'è una cosa che ti devo dare. Il Tirreno invece apre con il Monte Serra. Sì, ieri sono stato sul Monte Serra io, quindi te lo dico. Ma la questione del trekking?
No, 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 fare un giro sui... Sono tornato fondamentalmente a visita, a trovare quelli che avevo trovato durante l'incendio, per capire un attimo come stanno, se c'è una ripresa, se c'è una normalità, se può esserci una normalità. C'è una, insomma, delle, cosa delle signore, insomma, si chiama Daria, Gigliola, Martino, meravigliosi. Gigliola, questa signora che stava proprio appena sopra Calci, mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, perché ha detto, ha fatto vedere dove ha bruciato il suo campo, così, perché a me quello che ha colpito è stato il silenzio, non sentivo più gli uccellini. E questa roba qui, insomma, ti dà l'idea poi di quello che tocchi. Sì, non c'è più niente. Insomma, quel silenzio là, insomma, lo senti. Ti ho mandato un'immagine, se poi la puoi passare su... A me? Sì. Così, me lo dici così? Sì, me lo sono dimenticato prima, te lo dico. Vabbè, ok. Facci picchia. Allora, sì, ora la faccio vedere. Vai avanti, okay. Che parliamo. Okay. Io ora mi vedete per... Ok. Poggeggiare. Vai, ok. No, già. Se si vede il titolo io, magari è meglio. No, vabbè, sulle questioni nazionali c'è... La domanda a Marco, vai, così almeno la fa vedere. Sì, facciamo, è più pratico. Allora, curiosità in Toscana, ecco, domani o sabato ci sarà a Montecatini Terme e la seconda edizione, e lo scorso anno non l'ho fatta, quest'anno vedo di farla, perché per me la corsa dei camerieri, cioè è meravigliosa. Sì, con il lo scorso anno me le sono persa, è con tutti i vassoi. Ci vuole un'abilità tecnica, io l'ho fatto il cameriere per tanti anni. Eccola qua. Vi posso assicurare che è difficilissimo. E gireranno, quindi ci sono strade chiuse a Montecatini, ci sarà una vera e propria... Esercito delle camicie bianche. E che, nel senso, poi anche da un punto di vista, diciamo così, del lavoro, cioè, c'è anche quello spunto lì, no? Nel senso, certo. Quanto poi i camerieri sono sfruttati, c'è anche questa... Queste prerogative, come tutti i lavori, no? Nel senso, dai, vieni, dai. Sì, ovviamente, cioè, voucher. Voucher, c'è un sottobosco enorme. Sottobosco. Quando Marco, eccolo qua, io volevo far vedere questa cosa che ho visto oggi presa al volo in fila. Sì. Allora, se si può allargare un minimo, Marco, ce la fai vedere un po' meglio? Sì, ma... Sì, si la correzione è meravigliosa, perché era Buscemi... Bellissima la correzione, Buscemi canta. È fantastico, cioè, chi ha fatto la correzione è un genio, perché Buscemi canta. Faccio così, chi ha scritto, no? Chi ha scritto? Ha scritto in nero, no? Ed è un rosso. Esatto, sì, la correzione in rosso. La correzione in rosso, che, cioè, la correzione in rosso è come classica di, esatto, ogni, di ogni... No, però allora, chi ha scritto su un muro una roba del genere è un cretino, a prescindere, perché una roba del genere non si scrive così. Chi ha fatto la correzione però merita il mio applauso personale, perché Buscemi canta, è fantastica. Sì. Quindi, questo è... Va bene, abbiamo qualcos'altro, andiamo via, no, perché siamo ritardissimi. Ok, allora Lamma. Oggi uggiosa, oggi piovigina. No, vabbè, c'era addirittura le previsioni del meteo.it, davano dei nubi fragi anche da noi. C'era un'allerta gialla. Però, okay, nel senso, ora, oggettivamente... Sull'Elba vedo fulmini e saette, quindi... Sì, bene, soprattutto, così. No, il problema è... Il problema è in serata, ecco, lo diciamo. Accidenti. E quindi... Insomma... Prima di andare via, però, sì, dobbiamo fare una cosa, un aggiornamento sulla Sardegna. Se ce l'hai, un'ultima ora sulla Sardegna... Sì, perché lo dobbiamo... Cioè, è una cosa terribile quella che sta succedendo, ci sono degli sfollati, un ponte crollato, un nubifragio terribile. Cioè, che il Corriere non la metta, cioè il Corriere non mette la Sardegna in home page e va su Di Maio, lo spread, sì, vabbè, insomma, va bene, la Parodi, cioè non si trova, eccolo qua. Eccolo qua, bomba d'acqua su Cagliari.
Terribile, terribile, questa è la voragine in zona Capoterra, Cagliari, e ci sono una donna dispersa, sì. Scuole chiuse, allagamenti ed evacuazioni nella notte in Sardegna dove continua a piovere, dispersa una donna di 60 anni, scuole e uffici chiusi oggi nel capoluogo, a Utare e l'Interland sono state sfollate 49 persone, anche in Liguria, bene, soprattutto nelle province di Imperia e di Savona, molti comuni hanno deciso di chiudere le scuole, Nogarino ieri ha detto che le scuole di Livorno rimarranno aperte, questa è... Qui, qui c'è una voragine, no, ma non è attenzione, cioè, da noi c'è un'allerta gialla, sì, semplicemente sì, gialla. Sì, sì, però gli è stato chiesto e lui ha risposto. È stato chiesto perché era il meteo.it, che è un sito che fa a volte terrorismo meteorologico, aveva postato scrivendo domani intensi nubifragi per tutta la giornata sulla Toscana, e ho visto là, su Livorno c'era una chiazza di intensità quasi rossa, una cosa che, e quindi, però poi il Lama dava un'indicazione, esatto, opposta, che per ora è, poi non lo so, vedremo quel che succede, ovviamente, certo. Comunque un pensiero, chiudiamo con un pensiero agli amici sardi, no, e alla grande comunità sarda che c'è anche a Pisa, importante. Tra l'altro faccio vedere, no perché poi sì. Penso, cioè, è un meteorologo livornese, Lorenzo Catania, il meteorologo, okay. Mario, una mattina lo invitiamo perché, sì. Ecco, che ci fa vedere e che dice attenzione, dov'è? Aspetta, sì. C'è sopra. Sì. Mi sa che l'ha tolta per non proprio per non per non creare una questione di problemi. Vabbè, sì, ha tolto comunque. Sì, per non creare il panico, ha tolto questo post. E poi vabbè, c'è la Florida, no? Lui sì, a proposito del tempo c'è anche ovviamente e Michelle, esatto, e questo insomma non è roba italiana, questa no però insomma, e è questo stato fa riflettere, esatto. Ultimissima cosa, l'altro giorno a Roma un temporale si è formato semplicemente passando su Roma, proprio per un riscaldamento della città si è formato, cioè quindi quel temporale lì non si è formato a caso, si è formato per un calore che emanava la città di scarichi, di fumi, eccetera, eccetera, e ha scaricato semplicemente nelle periferie romane, cioè come un fenomeno naturale ma estremamente innaturale. Esatto, terribile. Va bene, allora chiudiamo questa puntata di Non di Lunedì, quelle di oggi, insomma, si chiude così con un pensiero alla Sardegna e a tutti. Aio! Esatto, gli amici sardi, e continueremo ovviamente a monitorare la situazione. Un abbraccio veramente a tutti quanti, da noi per quel che possiamo fare, però vi siamo vicini. E ci vediamo domani con l'ultima puntata della settimana, ovviamente ci sarà l'ospite fissa Elisa Bani, quindi faremo un po' un recap della settimana e vi diremo ovviamente tutte le ultime notizie come sempre. Sigla. Domani sigla. Siamo partiti tardi. Alle 10 c'è l'udienza di Firenze.